Cominciate a crearvi piccoli parentesi dentro le vostre giornate, piccole. Anche scrivere un messaggio a qualcuno, la mail a qualcuno, prendere un caffè con qualcuno e parlando di questa cosa, comincerà a essere una piccola parentesi che però man mano dovete ingrandire e poi man mano dovete adornare, arredare. Lì troverete un sentiero. Questo sentiero sarà la strada che vi porterà a casa. Vi lascio con questa immagine. Se vi capita di stare in una casa dove ci stanno delle luci, magari state in una casa in campagna, e poi vi decidete di tornare a casa vostra, e uscite in aperta campagna, e non ci sono luci, non c'è niente, è buio. Tu a un certo punto dici, caspita, non vedo nulla, non so dove andare. Ma se ti calmi e aspetti un attimo, ti accorgi che il tuo stare nel buio fa sviluppare una capacità del tuo occhio di cominciare a vedere dentro quel buio. Perché basta la luce fioca di un po' di stelle o della luna a far vedere piano piano i contorni di qualcosa e così tu piano piano riconosci una strada e cominci a mettere un piede e poi un altro piede e poi cominci a camminare più sicuro e senza che te ne rendi conto, anche se è buio intorno a te, stai tornando a casa. Perché? Perché i tuoi occhi sono capaci di guardare persino quando non c'è luce o comunque non c'è una luce forte. Non vi fate spaventare dal fatto che adesso uscirete dalla cappella e dire beh, adesso che facciamo? È normale, siamo stati alla luce e adesso usciamo al buio. Non vi preoccupate, piano piano i vostri occhi si abitueranno a questo. Non scappate da questo buio, non desistete da questa cosa e sappiate che se voi porterete la rivoluzione della vita spirituale nella vostra vita, avete cambiato il mondo. Il mondo, a partire dalle vostre famiglie, dal vostro lavoro, dalla vostra città, da quello che fate, avete cambiato tutto, perché avete svoltato. A casa si è sempre più forti che quando si è invece emigrati da qualche altra parte, dove nessuno ci vuole bene e al massimo ci sfruttano e ci danno da mangiare le carrube dei maiali.